quanti anni hai? Cosa fai per vivere? Perché lui è? Perché sei bello. In che senso, scusa? Per cinema, secondo me c'è una bella faccia. E tu che fai? Io faccio l'attore. Professionista. Tu fai l'attore? Sì, perché? Ricominciamo, papà. Io non voglio far passare. Io sono un attore. Vabbè, fa come cazzo di parlare della mia figlia. È così carino. È tenerissimo. Quanti anni c'hai? 46. Io ce ne ho 44. Siete voi che mi avete dato la puttana. La scena della morte la giri oggi? No, la giro la prossima settimana. E io di solito la maleducazione la punisco. Fammi di culo, dai. Oh, ecco. È imparato a vivere. Abbiamo girato. La benzina è finita, la macchina ci ha lasciato. Giancarlo, qui è successo un casino. Non ho i soldi per pagare il conto del ristorante. Ammazza, che vi siete mangiati, oh? Che prima era più semplice trovare l'uomo giusto. Il mondo era pieno di uomini giusti. Perché non provi a lasciarti andare? Mi scusi? Champagne, Veuve Clicquot millesimato del 96. Ma perché tu devi pensare che io sono stato a letto con Lucrezia? Perché non c'è se sta? Posso parlare con Edoardo, un secondo? Dormi. E non si può svegliare? Sì. Mi ricordo di te. L'ho visto in ictus. Una particina piccola ma significativa. Complimenti. Grazie. No, se è per questo ho fatto pure il seguito, ictus 2. Come sarebbe bello non soltanto essere un uomo, ma magari un bove? O un semplice cavallo. E gli casca un blocco di cemento in testa. Mori. Mori. Sì, certo. Su. Io me ne mangio un cucchiaino, giorno 6, giorno 9, tu va. Io questo barattolo lo butto fuori dalla finestra. Il barattolo? Vuoi succedere, c'è diventato il barattolo? Dovrei fare un film sulla vita di Enrico Fermi. Speriamo che ti fermi. Che c'è? C'è Lucrezia. Dove? Da là. Che ore sono? Le 3. Lei è il suo pigiama. Ancora con sto pigiama, dai. Quel cinema è eterno, francese.